Scusami, Ugo. Non sono abituata a sentirti in casa a quest'ora. Lo so. Grazie. Io ero uscito a fare due passi. Hai fatto benissimo. Sì. Riposati però adesso, eh? E certo. Mettiti qua nella tua poltrona. Qui dici? Qua. Eccomi qua. Mi metto qua adesso. Ah, finalmente. Vieni. Ah! Alleluia! Leggiti il tuo giornale in santa pace. Certo. E non di nascosto come facevi in figlio. Ma è chiaro, no? Finalmente. Grazie, eh? Ti lascio tranquillo. Sì, grazie. Lo so, Pina. Scusami, sai, ma sono i condizionamenti. D'altronde, sai, 20 anni di gioco non si cancellano così con un colpo di spugna. Ti passerà, ti abituerai. Speriamo. Su, riprendi il tuo giornale ora. Sì, ma sai, Pina, che è così senza rischio, io non ci trovo neppure più gusto. Non ci trovo gusto. La mia signora Ordinatini, Pina, scusami, eh? Bravo! Adesso ci sono io, ci sono. Che faccio? Che adesso... Mi faccio... Senti, Pina, che faccio? Che si fa ora? Io devo finire qui adesso. E io? Tu niente. Hai lavorato tutta la vita, avrai diritto di riposarti, no? Sì, finalmente anche. Voglio vedere adesso. Ti accendo la televisione, vuoi? Di mattina. Dici. Guarda, ci sono dei programmi interessantissimi. Vabbè, ma ci saranno anche... Ma non si vedono, si vede più che di sera. Si vede. Beh sì, bisognerà decidersi a chiamare l'antennista. Pina, ma che dici? Ormai ci sono io a casa, no? I tuoi guai sono finiti. Ehi, Pina, com'è che si sale su sul tetto? Ma no, ci vuole un giovane. Chi? Volevo dire un tecnico. Va bene, sta a sentire, Pina, non aver paura. Non c'è problema. Tu, mettiti lì, stai tranquilla. Io vado su, tu mi avvisi quando l'immagine è perfetta, hai capito? Io vado sopra, chiaro? Vieni via di lì! Scendi, Rico, eh! Scendi, perbacco! Aspetta, forse... Eccola qui, ti do una sassata che... Mancato! Vai via! Vai via! Via di lì! No! Perché bene. È il settore attraverso il quale no. Le idee vengono fatte. No, Ugo, no! Ma no! No, Ugo, no! Ancora un pochino, Ugo! Perfetto! Bravo, Ugo! Ugo!
contenta che ti lascio dai nonnini? Momento! Oh! Oh! Oddio, che una mostruosità! Stai molto attenta! È terribile! Non lo so, non sono molto, molto allerta. Com'è Mariangela con la bambina? Che, con la bambina? Che, con la... Scusa, con la bambina. Scusa, Pino, ma il primo impatto è che non riesco, capito? Apri questa, Pino. Eccolo. Sento già l'odore. Eccolo qua. Eccolo che arriva. Eccolo! Oh, la nonna, lei. Ugo, ma non dai un bacio alla bambina? È una formalità irrinunciabile. La devo fare. E io ce la faccio, eh. Eccomi qua, Enrico. No, voglio dire... ecco qua, guarda. Guarda Pino, eh. Vedi? Ecco. Faccio, no? Eccomi un po'. Che marito! Quello è sempre impaziente. Papà, avvertilo che scendo subito. Piero? Sì. Ha detto Mariangela che scende subito. Ok, grazie papà. Ciao. La scimmietta l'hai presa? Ma che dici? Ma sei... Ah, questa! Sì, sì, eccola qui, vedi. Scusa se non ti accompagno, ma non farei in tempo a preparare la colazione. Lo stesso, no? Senti, Ugo, ma non sarà troppo coperta la piccina? Ma che dici? Nonnino, non troppo credo. Ferma. Va bene così, la scopro dopo, al parco, quando non c'è nessuno. Vada via! Non guardare, Furia! La porti via! Vada via! Diciamo la verità, i bambini a quest'età si somigliano tutti. Quasi. Beh, io prendo. Nonnino. Quante volte ti ho detto di non chiamarmi nonno? Adesso ti abbevi, adesso ti do da bere, eh? Vado a sentire prima com'è l'acqua, eh? Aspetta qua. Oh.
d'acqua. Che temperatura. Ah, buongiorno. No, non è che mi sia rinfrescato, è che volevo bere, non puoi. Aspetta,